Che cosa ci possiamo dire in 4 minuti che sia significativo come poche altre cose al mondo? Ma che abbiamo fatto un film, questo potrebbe essere una notizia da dare, un buon punto di che si chiama Questione di Karma, sì, che vediamo qui, di cui, di, come dire, noi siamo le stesse persone che si trovano raffigurate là, anche c'è una somiglianza notevole, in maniera invertita. Sì. Questo era per... E lui dice perché non sta sulla cosa? Perché lui sta lì, perché è il regista, è quello che è scritto lì. Ecco, dall'autore il regista di Se Dio Vuole. Queste sono delle informazioni che già sono importanti. Grazie. Ma figura. Poi c'è il trailer, le cose, uno se vuole le cose va a vedere in che cinema lo danno e poi vai a vederlo. E poi dopo che l'ha visto che succede? E questo ce lo devi dire te. E là o fa il commentino su Facebook, cose, oppure fa il passaparola. Certo. Noi ancora, io farei il passaparola. Ma io sono stato molto bene dopo averlo visto. Hai fatto il passaparola? Ho fatto il passaparola tra gli amici. Sei sentito bene. Ecco, questo è il... Alla fine. Il succo, alla fine ci siamo arrivati. Sei reincarnato in una persona migliore. Bravo, esatto. Entri in un modo e esci in un altro. Insomma. Ma ecco, siccome la storia racconta del fatto che, nonostante i presupposti, poi in realtà una bella amicizia viene fuori, no? E quindi questo mi fa capire, Edoardo, che anche rispetto al tuo film precedente, tu abbia fiducia nel genere umano. Io voglio disperatamente avere fiducia nel genere umano. La realtà ci racconta anche altro, però diciamo che non possiamo cambiare gli altri, possiamo cominciare a cambiare noi stessi, lo sguardo con cui guardiamo le cose. Insomma. Hai capito? Ho capito. Poi dici perché uno fa il regista e gli altri fanno gli attori. Gli altri no. Ho letto, lo sapevo, però sono andato a cercare proprio che cosa significasse da dizionario karma, no? Quindi ho visto che sulla base dell'operato in questa vita presente, e poi uno viene, come dire, ricompensato o non ricompensato nella vita successiva. Quindi concedetemi chiaramente lo scherzo. Sì. In che cosa, sulla base dell'operato, vi aspettate? Esatto. A parte che bisognerebbe chiedersi, questo non l'abbiamo ancora detto, possiamo dirlo, come mai, cosa abbiamo fatto nella vita precedente per esserci incarnati? Cioè, è un merito Io, esatto, ho fatto del bene e del male per trovarmi adesso a vivere dentro questo corpicino. Adesso proprio, a rispondere a questa domanda. Ecco, questa è già un'ipotesi, capire cosa è successo prima, anche più che cosa succederà dopo. Anche durante. Questa è una bella riflessione. Sì, e lasciamola così aperta questa riflessione. Sono d'accordo. Sì. Anche perché chi chi la chiude, fra l'altro, adesso chi è in grado così, quindi chiudete la casa, ognuno la chiude come ma vuole. Voi vi sareste mai immaginati a ruoli invertiti? Come accade quindi, in questo quindi film, diciamo Elio Lunare e Fabio Truffatore. Sì, c'era la questione anagrafica un po' che non ci aiutava, però sì, sinceramente sì, perché no, avremmo potuto rincarnarci negli volendo, altri ruoli, assolutamente sì. Un po' più scontato, se posso permettermi, perché comunque sarebbe stato semplicemente più scontato, mi sembrava divertente invece dare a loro la possibilità di fare qualcosa di completamente diverso. No, tra l'altro è vero che adesso spezzo un'ulteriore lancia, però questa è una commedia che è scritta con scene che anticipano le successive, sì. E non così. Facciamo una cosa che fa ridere, poi riprendiamo il discorso dove è stato lasciato. Questa è una cosa, un lavoro di sceneggiatura notevole, e il fatto che poi i personaggi siano così caratterizzati, a maggior ragione, va proprio a vantaggio della storia. Come si faceva un tempo, come si scrivevano commedie un tempo. Quindi reincarniamo questo film. Al più presto. Bene, speriamo che ci sia un karma positivo in questo film. Che tu aiutaci, del tuo grande, del tuo piccolo, del tuo medio, aiutaci. Insomma. Quindi siamo disperati, ti prego. La prossima vita la vedo malissimo.